Silvia Ricciardi, presidente dell'associazione Jonathan, che ha scritto al ministro della giustizia Cartabia per chiedere di rispettare gli impegni, che a Napoli si rispettano gli impegni con comunità per minori in area penale. Che cosa succede e che cosa avete chiesto al ministro? Noi 10 giorni fa circa abbiamo scritto una lettera alla ministra Cartabia proprio per segnalare il ritardo dei pagamenti per l'accoglienza dei minori dell'area penale. Stiamo parlando di ritardi di 8 e tra poco possiamo dire già 9 mesi. Purtroppo non è accaduto granché, nel senso che c'è stata una grossa attenzione da parte delle persone, da parte anche dei media locali, però dalle istituzioni di cui parliamo, quindi dal Ministero della Giustizia, dal Dipartimento Giustizia Minorile, dal Centro Giustizia Minorile, non abbiamo avuto alcuna risposta. Quindi noi continuiamo ad accogliere i ragazzi, continuiamo a lavorare per i ragazzi, continuiamo a portare avanti i nostri progetti, ma senza percepire alcun compenso per il servizio che ormai offriamo da 8, possiamo dire 9 mesi, perché siamo fermi ad novembre del 2021. Ecco, stiamo parlando di che tipologia di persone che voi seguite? Noi accogliamo minori e giovani adulti dell'area penale, quindi ragazzi arrestati e inviati in comunità in misura cautelare, oppure ragazzi che stanno svolgendo un programma di messa alla prova, oppure ragazzi condannati e quindi in espiazione pena. Questi ragazzi che tipo di assistenza, di sostegno ricevono in comunità? Allora, a parte che in comunità si vive, e quindi di conseguenza la comunità ha dei costi fissi notevoli, dal fitto alle utenze, si parla dell'aumento delle utenze. Noi abbiamo avuto una bolletta del gas di 1500 euro pochi, 2 mesi fa, quindi a parte appunto l'accoglienza e quindi tutto quello che comporta vivere in una casa, quindi fitto, utenze, alimenti, assicurazioni, poi ci sono i lavoratori, quindi gli stipendi, i contributi, stiamo parlando di costi di gestione, che ci sono dei costi fissi che vanno onorati tutti i mesi, e noi abbiamo la fortuna dei fornitori che ci conoscono, perché Jonathan è una comunità che ha 29 anni, l'associazione 30 e Jonathan è una comunità 29 anni, quindi abbiamo dei fornitori che ci conoscono e ci fanno credito, però adesso veramente abbiamo non possiamo più neanche chiedere a queste persone di seguirci, perché non sarebbe giusto, insomma. E quindi abbiamo fatto questo appello proprio per vedere i diritti dei nostri ragazzi, ma anche i diritti dei nostri lavoratori, di noi, dell'associazione, in qualche modo rispettati. Che cosa è che si è inceppato? Perché non paga il Centro Giustizia Minorile? Non lo sappiamo, da lì mesi fa, perché non erano arrivati i fondi, poi perché c'era un problema alla ragioneria, poi adesso c'è stato detto un problema al sistema ai computer. Di fatto noi non sappiamo perché i fondi siano bloccati. So che non è uguale così in tutti i centri di giustizia, ci sono dei centri di giustizia che pagano molto più regolarmente. Non so, la risposta, ecco, questa è una cosa, noi non sappiamo perché i fondi siano bloccati a novembre 2021. L'ultima fattura c'è stata corrisposta è stata ottobre. Ecco, ma qual è il rischio concreto adesso? Il rischio di chiudere, il rischio concreto è quello di chiudere, perché noi possiamo chiedere ai nostri operatori pazienza, come abbiamo chiesto, e possiamo farlo perché sono operatori che stanno con noi da decenni, che quindi sono Jonathan, fanno parte di Jonathan, però non possiamo non pagare i contributi ogni mese, non possiamo non pagare i nostri fornitori di alimenti, ormai sono mesi che ci fanno credito, tra un poco chiederanno di rientrare, noi non sappiamo come fare. I ragazzi quante ne sono adesso? Allora, ci sono le comunità possono accogliere massimo 8 ragazzi, però la regione Campania è una delle poche regioni che norma le quote, vale a dire possono essere soltanto il 40% dell'area penale e il 60% dell'area amministrativa. Noi per nostra scelta accogliamo soltanto ragazzi dell'area penale, perché riteniamo che abbiano una specificità che vada affrontata in maniera specifica e professionale, quindi 4 ragazzi a Oliver e 4 ragazzi a Jonathan. Ecco, ragazzi, che se dovessero chiudere queste comunità, che fine farebbero? Sarebbero trasferiti in altre strutture, quindi tutti i percorsi che stiamo facendo, che non abbiamo interrotto, perché noi abbiamo due ragazzi che
lavorano un tirocinio formativo in un'azienda sul territorio, in un birrificio che è sul territorio. Continuiamo a fare il progetto Vela. Due nostri ragazzi stanno al MAN proprio adesso, perché noi realizziamo un laboratorio fotografico, e stanno al MAN a fotografare delle sculture, perché faremo una mostra fotografica al MAN a settembre. Quindi noi non ci siamo fermati. Però questo ha dei costi, accanto ai costi di gestione ci sono i costi per realizzare i progetti. Che è un patrimonio che si disperde. Che è un patrimonio che si disperde. Voi avete storie anche, insomma, ragazzi che poi seguite anche nel corso degli anni, vero? Sì, noi abbiamo tantissimi ragazzi che abbiamo aiutato a rifarsi, a ricostruirsi, e con i quali siamo ancora in contatto, e che noi abbiamo potuto farlo perché avevamo la serenità. Perché questo è un lavoro difficile, complicato come tutti i lavori, però bisogna stare molto sereni per affrontare le difficoltà, le deprivazioni, anche le difficoltà del lavoro e anche il malessere che questi ragazzi portano con loro e portano in comunità. Se siamo presi da altri problemi rischiamo anche di lavorare meno bene. Noi ci stiamo comunque concentrati e continuiamo a lavorare, a fare quello che sappiamo fare, però, come dire, c'è un limite a tutto.